Napoli fu una delle capitali dello stile Liberty in Italia. In particolare questo stile si diffuse nei primi decenni del XX secolo. Oggi ci troviamo nei pressi di Via Palizzi, dove troviamo le costruzioni più iconiche di questo stile. Questa è una delle prime ville in stile Liberty che incontriamo, costruita da Adolfo Avena, il famoso architetto napoletano, negli anni 20. In particolare notiamo la sua facciata anteriore ricurva e questa scritta in latino, che vedremo non sarà l'unica scritta che incontreremo. Il suo significato è che in questo luogo il riposo è il premio di ogni lavoratore. Proseguendo per Via Palizzi ci si imbatte poi in alcune ville molto famose, come Villa Panzini e Villa Cristoforo. Pian piano poi, più scendiamo per questa via, più si rimane affascinati da queste ville, dai loro colori e dalla loro ricchezza nei dettagli. Proseguendo per Via Palizzi si giunge poi a un curvone, dove qui si apre uno dei panorami più belli del Vomero. Giunti alla fine di Via Palizzi si trovano poi le scale borboniche di Santa Maria Apparente che conducono a Corso Vittorio Emanuele. L'altra possibilità è invece quella di andare a percorrere il Borgo del Petraio, che ha una storia completamente diversa e che abbiamo raccontato in un altro video. Lungo la strada incontriamo poi la palazzina Russo Ermolli, progettata dall'ingegner Sorrentino. La caratteristica di questa palazzina è che abbiamo questa decorazione di un rampicante che la percorre quasi interamente. Una particolarità di questa palazzina che non tutti conoscono è che i suoi colori originari erano giallo e bianco. Soltanto a seguito di un restauro avvenuto nel 2007, questa venne effettivamente dipinta in grigio e azzurro. Percorrendo via Luigia San Felice, raggiungiamo poi Villa La Santarella, costruita per Edoardo Scarpetta. Questa villa prende il nome dall'omonima commedia proprio perché venne edificata grazie ai fondi e ai guadagni che si ottennero da quest'ultima. In particolare, sulla sua facciata possiamo notare la scritta "Qui rido io", un po' come se il commediografo volesse dirci che ci ha fatto ridere tutta la vita, ma questo posto è il suo piccolo angolo di paradiso.